tutti, bentornati e bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere ho cambiato sfondo, ho messo delle foto che pian piano diventeranno sempre di più in base a quelle insomma che mi piacciono di più. Oggi sono qui per farvi una scambra dove le domande appunto le ho prese su Instagram e questa scambra si basa sull'estate, dato che tra poco finalmente finisce la scuola, andremo tutti in vacanza e sì, che bello. Messina Valente 04 mi chiede: come trascorrerai le tue vacanze? Allora, appena finita la scuola andrò a stare ragazzi, insomma farò qualche camp. Poi a inizio luglio sono in Irlanda con la scuola. E poi mentre a fine luglio sono via con il ballo e tutto agosto sono al mare e non vedo l'ora. Is that Alessandro mi chiede: da piccola ti piaceva giocare ai castelli di sabbia? No, non mi è mai piaciuto fare i castelli di sabbia, giocare con la sabbia. Non so per quale motivo, ma non mi è mai piaciuto. Kika-lo-09 mi chiede: se l'estate fosse una persona, cosa gli diresti? Cosa ami di più dell'estate? Allora, se l'estate fosse una persona, assolutamente gli direi di durare tutto l'anno, cioè sempre, ma invece è solo questi diciamo 3 mesi appena finisce la scuola. E poi mi ha chiesto cosa ami di più dell'estate, il mare, tutto. Cioè, non ho una cosa che mi piace di più dell'estate, perché l'estate è perfetta, ma perfettissima proprio, cioè è troppo bella. Mari-frongillo-03 mi chiede: gelato, ghiacciolo, anguria o melone d'estate preferisci andare al mare o in montagna? Allora, gelato, ghiacciolo, gelato, anguria o melone è difficile, ma penso... Allora, da una parte mi piace l'anguria perché è fresca, però ci sono i nocciolini, cioè i semi mi danno fastidio, mentre dall'altra il melone, beh, sceglierei anguria perché è più fresca. E poi d'estate mi piace di più il mare che la montagna. La montagna la preferisco d'inverno perché si può andare a sciare, eccetera. Mentre d'estate al mare, assolutamente. Elisabetta-243 mi chiede: cosa ti piace mangiare in estate? Tutte le cose fresche e il pesce ovviamente. Però tutte le cose fresche che mi danno freschezza in bocca, perché ho sempre bisogno io di fresco al mare, sempre. M.E.P. mi chiede: cos'è che ti manca di più dell'estate che non vedi l'ora che arrivi? Gli amici, la compagnia, uscire alla sera, fare i bagni, tutto mi manca dell'estate, tutto. Neni Tempest mi chiede: la tua canzone dell'estate? Allora, quest'anno non lo so ancora quale sarà la mia canzone dell'estate, però ho scaricato pochi giorni fa questa canzone che è Duele El Corazon e che mi ricorda troppo l'estate. E questa canzone la sto amando troppo in questo periodo. -Frenchy-2004- mi chiede: estate o inverno, mare o piscina? Allora, assolutamente estate, e mare o piscina, mare direi. Federica-Lopez-2004 mi chiede: i pro e i contro dell'estate secondo te? E allora, i pro assolutamente che non si va a scuola, si sta con gli amici ed è tutto bellissimo appunto, come ho già detto tante volte, dell'estate. Mentre i contro che ci sono lo stesso i compiti ed è una cosa troppo brutta. Ale-Vailati mi chiede: hai programmi per quest'estate? Sì, come vi ho già detto prima appunto, tutto giugno sono, non so, ai campi estivi, insomma queste cose qua. E dopo a luglio sono praticamente quasi sempre via, perché prima sono all'estero con la scuola e dopo a fine luglio sono insomma via col ballo, mentre ad agosto tutto il mese al mare, non vedo assolutamente l'ora. Maria-Cristina-Bruno mi chiede: preferisci partire in vacanza con gli amici, in famiglia oppure sola per farti nuove conoscenze? Allora, direi con gli amici. In famiglia, cioè, mi piace ovviamente stare con la mia famiglia, eccetera, però con gli amici sempre il top dei top. Mentre da sola no, non so perché, ma da sola non mi piace viaggiare, non mi piace andare in giro, cioè ho sempre bisogno di qualcuno. Tania-Sempino-Basso mi chiede: ti spaventi quando tocchi qualche alga o cose del genere in acqua? Sì, troppo, tipo che schifo. Ho provato a rispondere a più domande possibili. Ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like. Arriviamo a 2500 like e le domande le prenderò qua da YouTube. Quindi mi raccomando, scrivetemi tante tante domande su quello...
E vi volevo anche dire che sabato alle 15.30 qua sul mio canale YouTube, insomma, uscirà il video backstage della pubblicità che sto facendo sui Glammy, che sono questi braccialetti profumati che potete trovare in tutte le edicole a solo appunto i 2,90€. Questa pubblicità la potete trovare su MTV, Cartoonito, Frisbee, Boeing e Teen Nick. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al video di sabato. Ciao!